Ok, come promesso, ci tuffiamo in Blender, quindi partiamo da una nuova, insomma, scena generale. Scena generale che vedete, ho preso Blender 2.8 che ha questa impostazione di tema, gli ho aggiunto un screencasting per vedere i tasti premuti e in più ho fatto alcune modifiche di impostazioni che vi faccio rivedere. Che il tema non c'è più bisogno di modificarlo, però nella navigazione gli ho messo orbita lungo la selezione, attorno alla selezione, nella interfaccia gli ho messo più grande il font in modo tale che voi lo vediate senza ammattire, e in più ho messo un'altra cosina sull'ingresso, la lingua, che era questa, la lingua trovate qua, traslazione, lingua italiano, e la selezionate qua in alto a sinistra, e poi cliccate suggerimenti, nuovi dati, interfaccia, e avete questo, e fate save preferences, io ormai l'ho già fatto, quindi non importa. Ok, allora, screencast keys, vedete che abbiamo i tasti premuti, quindi in inglese, tasto destro del mouse, eccetera. Interfaccia di Blender è un pochino diversa da come ve la ricordavate, no? Ma alla fine è più semplice e immediato, a mio avviso. La differenza che secondo me può essere più disturbante per certi versi, ma a me piace molto, è quella che si seleziona col tasto sinistro, quindi il tasto principale, anziché col tasto destro, e questo ritengo una rivoluzione epocale. Poi anche tutte le altre cose sono cambiate un po', ma nel senso che sono diventate più, cioè meno confusionarie, nel senso che tutta la situazione la vediamo in alto a sinistra, e qui abbiamo l'inspector dove tutte le varie possibilità ci vengono descritte da queste linguette verticali anziché orizzontali. Anche questo è un aiuto, in modo tale da poterla avere un po' più stretta questa barra, e soprattutto qui c'è meno caos. Allora andiamo a creare il nostro batterio. Quindi, prima cosa, anziché cubo, qui lo chiamiamo batterio. Questo qui è il simbolo questo triangolo è il simbolo della mesh. E una mesh, andiamo in modalità tab, andiamo in modalità modifica, e poi possiamo fare. Quando siamo in modalità modifica possiamo cliccare qua oppure anche Ctrl 3, che va nella selezione per faccia, e clicchiamo sul tasto sinistro, la faccia di sopra, e facciamo E2 invio, E2 invio, e creiamo i tre segmenti da cui sarà composto il nostro batterio. Questo batterio lo vediamo con uno nel tastierino numerico, lo vediamo frontalmente. Vediamo che è un po', diciamo, squadrato, quindi per renderlo tutto bello ovale, gli mettiamo, mentre siamo in modalità oggetto, facciamo Ctrl 3 ci aggiunge un modificatore subsurf, che sarebbe questo, e se lo applichiamo abbiamo il nostro batterio che ha 898 vertici, quindi non è completamente low poly, però non è neanche, insomma, incredibile. Vediamo che si vedono le facce, quindi tasto destro, ombreggiatura levigata, e ce l'abbiamo quasi perfetto. Ok? Allora, questa prima fase finita, mi ha fatto la modellazione del batterio, che poi in realtà è soltanto una capsula. E adesso andiamo a aggiungere le armature. Allora, cosa sono le armature? Le armature sono delle ossa che sono infilate dentro la nostra mesh, che quando poi andremo a ruotarle, quindi ruoteranno attorno alla testa, alla loro testa, cioè, ci saranno delle ossa, ogni ossa c'è una testa e una coda, vediamo come fossero specie di girini, quindi in pratica adesso andiamo in modalità oggetto, aggiungiamo un'armatura. E in questa armatura gli aggiungiamo un osso. L'osso è aggiunto, ma non si vede, però qua c'è. Armatura ce l'abbiamo. E poi andiamo sotto dove dice l'armatura, questo simbolo dell'omino che corre, che ricorda le animazioni. Vuol dire che andiamo sulle armature. Infatti vedete che ci fa vedere armatura. Andiamo su visualizza, facciamo nomi e poi sotto abbiamo in front.
E così vedete che facendo così l'armatura viene vista anche se all'interno degli oggetti, cioè vediamo i cosiddetti raggi X. Andiamo in modalità modifica. Clicchiamo la testa, vedete la testa è la parte più spessa, facciamo GZ e la spostiamo verso la base. E questo osso, che si chiama bone, che bone vuol dire osso in inglese, gli potremmo anche dare un nome, sarebbe il piede. Quindi lo vediamo in qua vedete che c'è l'armatura che è composta da questo osso, questo lo chiamiamo piede. Vedete che avendo messo i nomi qua vengono i nomi delle varie ossa. Quindi piede, poi andiamo qua, clicco e Z e faccio il corpo. Vedete che lui che l'ha chiamato piede 1, ma noi lo chiameremo invece. Ah, qui bisogna purtroppo. Cioè si vede male, comunque chiamiamolo corpo. Ok. Poi probabilmente se avete lo schermo un po' più. Aspettate che qui non riesco. Ok, comunque sarebbe il corpo. E poi andiamo a CTRL Z, funziona. Ok, scusate, sono allargato un po' questa cosa per poter vedere le ossa, il corpo. Quindi cliccando su la coda del corpo, facendo ancora E, estrudi Z in alto, faccio l'ultima estensione. E a questo punto abbiamo. E questo nuovo osso lo chiamo testa. Quindi abbiamo piede, corpo, testa. Vedete che sono strutturati in maniera gerarchica, dove chi ha priorità è il piede. Cioè, praticamente cosa vuol dire? Che se io giro il piede, girerà tutta la struttura, tutto lo scheletro. Questo lo possiamo vedere quando andiamo in modalità posa. Modalità posa è fatta apposta per le ossa. Quindi se io seleziono solo l'osso del piede e faccio R, vedete che gira tutta la nostra. Tra l'altro qui mettiamo ancora screencast che si perde, siamo ancora in una versione alfa. Quindi se io seleziono questo osso R e lo giro invece della testa, la testa essendo in fondo alla gerarchia agisce solo su di sé. Quindi testo destro lascio perdere, eccetera. Ora, quello che voglio fare in realtà è invertire la direzione della testa e coda di questo osso. Quindi vado qua, vado in modalità modifica, faccio Alt F e vedete che viene invertita la direzione di questo osso. Questo vuol dire che quando io prendo questo osso e lo ruoto, ruoterà attorno alla sua testa. Devo essere però in modalità pose. Ok, modalità posa, facciamo R, allora lui ruota attorno alla testa, questo ci permetterà di fare il batterio che si girerà, cioè si aggroviglierà su se stesso. Allora, pezzo successivo, dopo aver messo le ossa, è quello di fare il rigging. Rigging si intende associare le ossa all'armatura, quindi andiamo in modalità oggetto, selezioniamo prima la mesh. Poi con Shift la nostra armatura, facciamo Ctrl P con pesi automatici e a questo punto quello che è successo è che nella nostra collezione è comparso vedete che sono comparse diverse cose, ma tra i modificatori che sono comparsi c'è anche il modificatore armatura e l'armatura dice appunto qual è l'armatura che è collegato. E poi soprattutto ci sono i gruppi di vertici. I gruppi di vertici sono tre selezioni del nostro batterio che sono associate rispettivamente al corpo, al piede e alla testa. Se noi andiamo in modalità, dunque selezioniamo il nostro mesh, andiamo in modalità modifica e poi andiamo a vedere il corpo. Adesso qui non si vede, comunque i gruppi di vertici sarebbero tutte le parti del nostro
del nostro oggetto che sono associati che subiscono l'influenza dei signori. Praticamente cosa facciamo? Facciamo Alt A per deselezionare tutto, prendiamo piede, facciamo selezione e vedete che il piede influenzerà tutta questa parte, che è la parte bassa. Facciamo deselezione, se vediamo il corpo seleziona, vedete che ha influenza su tutte queste parti. Vedete, quest'osso quindi influenza molta parte del batterio. E una delle attività di rigging più importanti è ad esempio di modificare la quantità di vertici che sono gestiti delle varie ossa, ma per il momento prendiamo il default e testa, seleziona, sarà la parte di sopra. Quindi queste tre ossa sono in grado di lavorare con tutti quei vertici lì. Perfetto. Ora andiamo a vedere invece, ora che abbiamo fatto questa cosa, vedremo come effettivamente se funziona il rigging. Quindi bisogna selezionare il nostro scheletro e poi andiamo in modalità posa come prima. Ecco, però a questo punto quello che succede è che se io ruoto R, vedete, se ruoto l'osso, la testa, in realtà mi rispondono anche i gruppi di vertici che sono stati assegnati e quindi si ottiene bello, insomma, abbastanza interessante meccanismo per pilotare una mesh basandosi su questi oggetti. Analogamente, se prendo la parte di corpo, ruoto, vedete che ruota attorno al basso e screencast sempre, ma tanto mai avete capito che sto andando di R, quindi seleziono questo R, invece questo ruotando lungo la testa farà altrettanto con il piede. Ok. Meglio poi avere il corpo del batterio, insomma, la mesh tutta in posizione dritta, non modificata, e a questo punto abbiamo il nostro oggetto che è rigato, su cui possiamo fare una serie di animazioni, eventualmente possiamo esportare ogni singola animazione separatamente su OpenSim, oppure, come vedremo adesso, faremo veramente l'animazione, c'è un elenco di animazione, c'è cioè questo oggetto che si muove nel tempo, questo corpo che si muove nel tempo. Allora, per farlo andiamo nell'ultima sezione di questo video, quindi andiamo Animation, quindi sull'alto andiamo Animation. Vedete che compare qua sotto la dopo sheet sarebbe la striscia di animazione, che equivale un po' a quelle, non so se avete presente quelle foglie di carta bucati che si usavano nei pianoforti degli anni 30, per i pianoforti elettronici, no? Che suonavano da soli. Ecco, la stessa cosa questa. Dopo sheet è una striscia che indicherà come le modifiche delle nostre ossa devono essere fatte nel tempo. Quindi all'inizio vedete che c'è 1, quindi all'inizio dei tempi, nel frame 1, vediamo 1, tastierino numerico, aspettate, ok, allora facciamo 1 il tastierino numerico per vedere come vogliamo animare il nostro oggetto. Quindi la prima animazione che vogliamo fare è un'animazione in cui il batterio si limita semplicemente a oscillare un pochino a destra, un pochino a sinistra. Allora, la tecnica dell'animazione è di solito ciclica, nel senso che in un certo intervallo diciamo quanto dura l'animazione? Per esempio 4 secondi. Quindi se noi andassimo a 10 fotogrammi al secondo, 4 secondi sarebbero 40 frame, ma noi adesso per semplicità lo facciamo ogni 20 frame, se è un secondo, quindi 20, 40, 60, 80, quindi andiamo con 80 animazioni. Quindi qui mettiamo la fine 80 e vedete che l'intervallo in cui lavoriamo è da 1,80. Ora, al momento 1 dobbiamo salvare la posizione delle nostre ossa. Quindi cosa facciamo? Ricordiamoci di essere in modalità posa.
Selezioniamo tutte le ossa con A e poi facciamo I. I vuol dire marchiamo, tasto I proprio, marchiamo le posizioni dei fotogrammi chiave. Quindi mettiamo pos, rot e scala. Vedete che qua hanno cominciato a comparire le strisce che ci aspettavamo, le strisce del dope sheet. Quindi piede, corpo e testa sono le tre ossa. Col tasto destro andiamo dopo un secondo e dopo un secondo gli diciamo che la testa ha oscillato in una direzione. Per esempio, selezioniamo la testa, facciamo R, facciamo un leggero oscillazione a destra. E il piede lo facciamo oscillare, anche lui R, un pochino dall'altra parte. Vedete, questa qui è una posizione. Poi selezioniamo tutto, facciamo I. Facciamo I quando siamo nella posizione 20. Facendo I, pose, rot, scala, vedete, una nuova posizione. E quello che è interessante è che le tre ossa, che c'è il piede e la testa, sono evolute. Questa striscia gialla vuol dire che il corpo è rimasto fermo. Okay. Allora andiamo in un'altra posizione, quindi tasto destro qua. Andiamo dopo 2 secondi. E qui oscilliamo invece la testa nell'altra direzione, quindi prendiamo la testa, facciamo R, facciamo leggermente a sinistra, e il piede R, facciamo invece leggermente a destra, e magari mettiamo una leggera oscillazione del corpo. R, ok, si è fatta questa rotazione del corpo. A per selezionare tutto, I pose, rot, scala, e abbiamo questa nuova animazione. Ora, le animazioni che vogliamo fare è un'animazione che continua all'infinito, è un loop. Quindi per fare un loop occorre che passando da arrivando fino a qua, poi bisogna tornare nella posizione di partenza. E questo lo facciamo facendo proprio copia e incolla delle posizioni qua. Quindi facciamo Alt A, deselezioniamo tutto. Prendiamo la posizione intermedia, questa, facciamo B, selezioniamo questi, poi magari ci mettiamo qui nel 60, i selezionati facciamo Ctrl C e poi facciamo Ctrl V per avere, vedete, così abbiamo copiato questa posizione, l'abbiamo copiata qua. L'ultima animazione che abbiamo sull'80 è un'animazione in cui che deve essere identica a quella iniziale. Quindi facciamo B, andiamo a copiare Ctrl C, poi facciamo Ctrl V, uff, allora perché era selezionato questo, quindi facciamo Alt A, B, Ctrl C e Ctrl V. Ok, a questo punto abbiamo le animazioni completa. Allora, questa animazione possiamo controllarla semplicemente. Vedete che se col tasto destro trascino verso questa cosa qua, vedo il nostro batterio che si muove leggermente. Allora, la cosa interessante e miracolosa è che lui calcola tutte le posizioni che vanno da una posizione all'altra e le ripete esattamente identiche. Per vederlo nella sua interezza basta mettere il play qua e noi abbiamo, vedete, abbiamo il nostro coso che si muove leggermente. Questa è un'animazione fine. Ok, ora che mi ha fatto questa animazione, quindi la stoppiamo, vediamo come si gestiscono più di un'animazione. Allora, questa animazione, clicchiamo su Dope Sheet, è un'azione. Facciamo Editor Azioni. Quindi quando siamo su Editor Azioni, qui compare il nome dell'animazione e questo qui possiamo chiamarla, ad esempio, Idle, oppure possiamo chiamarla così, Sonno. Sonno vuol dire che è fermo sostanzialmente, non fa niente. E poi, se vogliamo aggiungere un'animazione diversa, prendiamo l'animazione, questa che la copia, quindi creiamo una nuova azione. Vedete che la chiamata identica, quindi in questo momento è identica all'altra, la chiamata sonno 01 e questa la chiamiamo
L'ho chiamato crunch perché si piega su se stessa. Come chiamano? Piegato. Piegato. Ok. Allora, il piegato però dobbiamo costruire l'animazione, quindi quello vuol dire che le animazioni centrali le dobbiamo costruire, quindi facciamo Alt A, B, cancelliamo queste animazioni, facciamo X, ok? E poi andiamo e costruiamo un'animazione che è più coerente col fatto che il batterio si stia rattrappendo in qualche modo. Quindi prendiamo la testa, facciamo un R e lo facciamo andare un po' verso destra. Prendiamo il piede R e lo facciamo anche questo girare tutto di qua. Questo magari lo possiamo, vabbè, se vogliamo anche fare una piccola rotazione. Così, e dopo abbiamo imparato che facciamo A e facciamo I, post rotoscala, e quindi abbiamo cioè il nostro, quindi se vediamo, cioè dalla posizione iniziale praticamente si chiude, poi andiamo al 40 e nel 40 lo facciamo chiudere ancora di più. Quindi prendiamo la testa, facciamo R, lo facciamo girare così, ad esempio. Facciamo il piede. Ecco qua è importante che quando facciate queste cose vi muovete un po' lontano in modo tale da poter controllare meglio quello che fate, il corpo. E poi aggiungiamo una cosa in più che è quello che si gonfia anche magari l'interno. Quindi possiamo fare corpo R e poi facciamo S di scala. Quindi ci allontaniamo anche qua per poter S e facciamo, vedete. Lo facciamo, diventa un pochino più ciccio. Questo tra l'altro può essere usato per far respirare i personaggi, infatti molti lo fanno in questo modo. Eventualmente, visto che avete visto che si è alzato un po', lo possiamo anche abbassare leggermente, facciamo G. Ok, scusate, quindi diciamo possiamo farlo abbassare leggermente, quindi nel momento in cui abbiamo selezionato questo osso facciamo G, selezioniamo l'osso, facciamo GZ e possiamo abbassarlo leggermente, questo no, però si abbassa anche l'altro, quindi facciamo così, selezioniamo questo, Shift il piede. E facciamo GZ, ok, così lo abbassiamo leggermente. Okay. A questo punto possiamo fare il terzo fotogramma centrale, quindi selezioniamo tutto, I, post rot scala. Quindi vedete che adesso si segna la posizione, rotazione scala di questo signore e abbiamo fatto le due animazioni. A questo punto per farlo tornare alla rotazione di partenza, alla posizione di partenza, facciamo Shift Alt A. B, prendiamo l'animazione intermedia, facciamo CTRL C, ricordiamoci di mettere col tasto destro qua, facciamo CTRL V e qui abbiamo le animazioni fatte. Quindi vedete che partendo da questa si comincia a piegare. Ah no, aspetta che mi sta spostando l'animazione, no. Quindi quello che voglio fare, Alt A. Ah, ok, quindi adesso funziona meglio. Quindi vedete che si piega di più, si gonfia un pochino, si sgonfia e si riapre e si rimette nella posizione originale. Quindi se noi facciamo il play di questo, vediamo questo effetto. Quindi che si piega, si ingrossa leggermente. Ok, e questa è la seconda animazione che è il piegato. Okay. Quindi una volta fatto, noi volendo possiamo farne quante ne vogliamo di animazioni e ci appariranno qua. Noi abbiamo piegato e sonno, o fermo. Oppure come ho fatto vedere prima, il piegato possiamo chiamarlo crunch, così teniamo crunch. E poi il sonno lo mettiamo semplicemente idle. Ok? E noi abbiamo adesso il nostro oggetto. Quindi la cosa interessante di tutto ciò è che a questo punto possiamo esportarlo su Godot, ma lo vediamo nel prossimo video.